manifestazioni, ecco, soprattutto quando c'è un parterre di rilievo dal punto di vista storico e quando c'è tanta passione che emerge attorno all'argomento che credo sia caro a tutti noi. Saluto il sindaco di Colfelice, Bernardino Don Francesco, buonasera sindaco, saluto gli amministratori che sono presenti, saluto l'amico Fernando Riccardi che in tema di passione dal punto di vista storico attorno all'argomento del brigantaggio, credo che sia un vero e proprio punto di riferimento almeno su questo territorio. E saluto anche l'amico Saltarelli, buonasera, e altrettanto dicasi anche per te, perché insomma ti vedo sempre Grazie. presente a questi appuntamenti e anche tu porti avanti questo discorso attorno al brigantaggio, che è un argomento che ci riporta indietro di qualche decennio, ma in realtà ha delle peculiarità che sono più moderne e che riguardano circostanze dei giorni d'oggi che emergono sempre in modo più palese. E per questo motivo devo anche salutare, approfitto e ringraziare l'Associazione PAMA per aver organizzato questa manifestazione che va in continuità con tanti altri eventi che ci sono sul territorio, perché Roccasecca da qualche tempo sta dimostrando una certa dinamicità, soprattutto dal punto di vista culturale, con una serie di manifestazioni che si susseguono, e mi viene in mente anche al recente evento organizzato nel contesto delle manifestazioni tomistiche con il conferimento della licenza Santo Baso d'Aquino e a tutte quelle che si susseguono nel contesto del concorso del Festival Severino Gazzelloni. Insomma, una città viva che come volevamo, come l'avevamo immaginata, da qualche tempo è sempre più attiva sul profilo culturale, storico, è così che ci piace e così speriamo di renderla anche per il futuro. Per cui vi lascio ai vostri lavori, grazie ai relatori e buona serata e buon proseguimento a tutti.